Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, visto il riscontro positivo con la videoricetta dell'insalata di farro, ho deciso di realizzarvi una videoricetta su un'insalata invece di pasta, molto semplice, fatta con pomodorini, mais, basilico e tonno. È veramente una ricetta semplicissima e adatta per la stagione estiva. Con l'arrivo della stagione estiva io tendo a fare delle insalate di pasta perché fa veramente caldo e mettersi lì a cucinare, mangiare quella pasta calda, no, cioè non si può. E quindi nulla, una ricetta veramente semplicissima, pochi ingredienti ma che mixati tra loro sono veramente ottimi. E niente, spero che anche questa video ricetta possa piacervi. Io vi lascio alla visione del video e se a fine video questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e niente, buona visione, ciao! Allora, come ingrediente abbiamo bisogno della pasta, io utilizzerò appunto le farfalle, queste qua dei tremolini, poi i pomodorini, questi qua sono dei pomodorini pachino, poi qualche fogliolina di basilico, io utilizzo questo qua della mia piantina, il mais dolce. Questo qua l'ho comprato al Di Più, se non sbaglio, all'MD, non ricordo, Di Più però. Semplicissimo mais in scatola, nulla di che. E poi del tonno che andremo dopo a sgocciolare. Io utilizzo questa naturale, molto più salutare, ecco, diciamo così. E niente, questi sono i nostri ingredienti e iniziamo subito la nostra videoricetta. Allora, iniziamo sciacquando i nostri pomodorini per bene, mi raccomando lavate bene frutta e verdura in ogni caso, a prescindere, e poi li andiamo a tagliare in modo molto grossolano, comunque come più ci piace. Io li tendo a tagliare prima in due, poi in quattro o in tre, non lo so, fate un po' come vi pare. Dopo aver tagliato i pomodorini li passo in una ciotola, in questo caso era una ciotolina di vetro, scolo il mais e lo aggiungo ai pomodorini, dopodiché vado a sgocciolare il tonno, lo aggiungo al mais e ai pomodorini, lo divido un po', quindi lo faccio un pochettino più a pezzettini più piccolini e aggiungo sale, pepe e olio e anche il basilico dopo. Fatto ciò, mescolate tutto, nel frattempo mettete a cucinare la pasta, io ho utilizzato delle farfalle e quando la pasta sarà pronta mi raccomando sciacquatela bene sotto il getto dell'acqua fredda per fermare la cottura e poi mischiate la pasta a tutti gli altri ingredienti. E niente, qui c'è la nostra pasta pronta, qui ovviamente la stavo impiattando in modo carino per fare una foto carina. E niente, è una pasta buonissima, io vi consiglio di provarla e se la provate fatemi sapere e taggatemi su Instagram, vi lascio il mio nickname qui.